dopo Cristo. Ovidio comincia a comporre Le Metamorfosi. È la sua opera più impegnativa. 15 libri per raccontare 250 miti legati tra loro dal tema della trasformazione. Il maestro delle mutazioni è Giove, il sovrano degli dei, che prende varie forme per possedere le creature di cui si invaghisce. Diventa un toro per conquistare Europa, un cigno per sedurre la regina Leda, una nuvola per avvolgere la sacerdotessa Io, un'aquila per rapire il bel Ganimede e portarselo sull'Olimpo. Ma anche gli altri dei non sono da meno. Plutone, il dio degli inferi, rapisce Proserpina, la figlia della dea Cerere, e la porta con sé nell'oltretomba. Venere si innamora perdutamente del bellissimo Adone, che durante una caccia viene sbranato da un cinghiale e il cui sangue darà vita al fiore dell'anemone. Lo scultore Pigmalione resta incantato da una sua statua che sotto le sue mani diventa una donna viva. Salmacide, una ninfa delle fonti, stringe nell'acqua il suo amato in maniera così forte che i due esseri si trasformano in un'unica creatura, l'ermafrodito. Eco, una ninfa dei monti, innamorata di Narciso, non lascia di sé che una voce, mentre Narciso, invaghito di se stesso, si lascia morire e diventa un fiore.